non sappiamo più dove portare i bimbi, ecco. Io ho dei nipotini, uno di 9 e una di 4, quindi oramai il parco è infrequentabile. Queste interviste si riferiscono allo scorso gennaio, quando insieme a mamme e nonni avevamo denunciato le condizioni critiche delle aree gioco dei parchi di Ostia Levante. I giochi, se presenti, erano pericolosi e nei casi in cui sono stati rimossi non erano mai stati sostituiti. In quell'occasione avevamo fatto un sopralluogo in 3 parchi del territorio: Parco De Fusco, quello di Via Marrosso e il Parco Pietro Rosa. Siamo tornati a distanza di 8 mesi e questo è quello che troviamo. Al Parco De Fusco i giochi erano stati smantellati perché pericolosi e dovevano essere rimossi, ma a distanza di 8 mesi sono ancora qui. Non era un granché, però almeno i bambini giocavano. È stato tolto, quando si toglie un servizio bisogna darne un altro. Questi bambini, questo è un parco bellissimo, se viene tenuto è fatto bene. Dove vanno? Ma credo che sia peggiorata addirittura rispetto all'inverno scorso. Quello che si rompe rimane rotto, senza possibilità di ripristino assoluto proprio. Quando avevo nipoti era una primavera, era tutto bello, lo accudivano sempre, invece adesso non vedo che fanno più niente. Siamo tornati anche nel parco a ridosso del mercato di Via Capopassero. Effettivamente qui la giostra pericolosa è stata rimossa, anche se non è mai stata sostituita. Ancora qualche giochino c'è, ma il degrado a ridosso delle strutture non invoglia sicuramente i genitori a frequentarlo. Questa è un po' la situazione in cui versa gran parte di Ostia, insomma. Il degrado e poi il fatto che non c'è un minimo di interesse a valorizzare delle aree che potrebbero essere comunque fruibili da tutti quanti. Chiudiamo anche questa volta il nostro sopralluogo al Parco Pietro Rosa e purtroppo dobbiamo constatare che la situazione anche qui è peggiorata. Se prima le aree gioco, almeno dei più piccoli, erano in sicurezza, in questo caso troviamo giochi recintati e le altalene rimosse. Anche in questo caso abbiamo girato la segnalazione al 10° municipio. A inizio anno l'assessorato all'ambiente aveva spiegato che la questione era in fase di risoluzione e che in prospettiva la gestione delle aree ludiche era destinata a migliorare. Ci auguriamo che almeno per l'autunno i bambini del 10° municipio possano riavere i loro giochi.